Rieccoci tornati in diretta con il nostro Le Fonti Instant Focus, dove parleremo di donne e lavoro, un tema particolarmente caro alle Fonti TV. Lo sapete, abbiamo fatto anche due maratone dedicate proprio a questo tema durante l'8 marzo, e poi ci sono gli aggiornamenti mensili con i dati del nostro osservatorio D&I, Diversity and Inclusion, per vedere naturalmente quali passi in avanti o indietro si stanno facendo in questo anno. Oggi però parleremo di altri dati, quelli che derivano da un'indagine condotta da un gruppo, da una società, l'indagine di TAC TMI, la società di G Group Holding, di cui abbiamo qui una rappresentante, Irene Vecchione, amministratore delegato, a cui naturalmente do il benvenuto. Eccoti, Irene. Grazie per questa opportunità. Buongiorno. Grazie a te, ecco, appunto, per l'opportunità di così parlare di questo tema che è sempre centrale, con aggiornamenti freschi appunto di numeri grazie alla vostra survey. E da cosa diciamo partiamo? Dai dati positivi che vengono rilevati da questa indagine. Ci sono luci e ci sono ombre naturalmente che riguardano il lavoro al femminile. Per quanto riguarda gli aspetti positivi, sicuramente dobbiamo puntare l'attenzione su lo smart working, che è diventato una realtà di fatto in molte aziende. Secondo appunto l'indagine, in 8 aziende su 10 è ormai una pratica consolidata, e naturalmente a beneficio delle donne, perché il fatto di poter scegliere di lavorare da casa aiuta anche in termini di organizzazione della vita professionale e della vita privata. Ti chiedo innanzitutto se secondo te, insomma, questo smart working lo porteremo avanti anche quando l'emergenza pandemica sarà finita, oppure no, bisognerà lottare ancora in questo senso? Vale, sicuramente lo smart working è un regalo, se così possiamo dire, che ci ha fatto la pandemia, e attualmente le aziende stanno trovando un po' un loro equilibrio. Sicuramente il paradigma anche dell'organizzazione del lavoro è cambiata grazie allo smart working. È anche vero che anche questo procrastinare la situazione di emergenza ad oggi, quindi abbiamo una nuova scadenza, no, al 31 ottobre, diciamo, sta rallentando i nuovi standard, no, soprattutto per le aziende private. Quindi siamo ancora in una situazione piuttosto flessibile e emergenziale, no, in termini di smart working. Sicuramente è una misura che verrà mantenuta, su questo non c'è dubbio. Le aziende stanno cercando di capire quale può essere il giusto equilibrio, perché lo smart working offre un'opportunità incredibile, soprattutto alle donne, visto che è il nostro focus di oggi, naturalmente anche agli uomini, insomma, tutte le persone che lavorano nelle organizzazioni. È anche vero che però nelle imprese si sente forte l'esigenza di recuperare una dimensione di presenza, di socialità, di collaborazione, che è possibile soltanto riprendendo la frequenza fisica dell'ufficio come luogo di networking e di team working. E questo quindi porterà appunto le aziende a stabilire appunto delle nuove regole, quindi accordi aziendali sullo smart working. Credo che li vedremo adesso, sperando che la pandemia non ci riservi altre sorprese negative, sicuramente nel 2023. C'è da dire che oltre allo smart working, comunque lo smart working si è portato dietro, se così possiamo dire, un cambio di paradigma più ampio, no? Abbiamo visto cambiare completamente l'approccio, vediamo nuovi uomini, nuove donne che si approcciano in maniera differente alle opportunità lavorative, facendo delle valutazioni sicuramente differenti rispetto a quelle che facevano in una fase precedente. E forse un denominatore comune che rappresenterà appunto il leitmotiv di qualsiasi scelta organizzativa, aziendale, ma anche individuale e personale, sono le iniziative che pongono al centro proprio la persona, no? Quindi la valorizzazione della persona, che è ormai
comunemente, unanimemente riconosciuto come il patrimonio essenziale delle imprese. Dunque, sentiamo sempre più parlare anche di driver che sono collegati, no, allo smart working, visto che lo abbiamo nominato, che hanno a che fare con la dimensione del benessere, no, prevalentemente. Quindi tutte misure che appunto mettono al centro la persona. Sentiamo parlare di gentilezza, di benessere, di diversity, equity, inclusion, come ha già citato, e questo si porta dietro anche tutti i temi legati allo sviluppo delle competenze, alla formazione, di cui sicuramente avremo modo di parlare a breve. Certo, ecco, vorrei restare ancora un attimo sullo smart working, perché come ha giustamente sottolineato la pandemia ha rivoluzionato il nostro approccio al lavoro grazie proprio anche alla possibilità di lavorare da remoto, però ci sono ancora dei pregiudizi in questo senso, ad esempio ecco, il fatto che soprattutto le donne quando lavorano da casa magari siano distratte appunto dalla cura dei figli oppure dalle faccende domestiche e quindi siano meno produttive rispetto a quando sono in azienda. Ecco, che cosa ne pensa di questo? È un tipo di pregiudizio che i datori di lavoro ancora hanno e riusciremo a superarlo nel breve termine? Allora, se la pandemia ci ha regalato, come dicevo prima, lo smart working come nuova modalità di organizzativa di approccio al lavoro, è anche vero che è stato fatto in emergenza, quindi tutti hanno dovuto, quindi sono stati costretti a far ricorso allo smart working, e il rovescio della medaglia e dunque il prezzo che un po' abbiamo pagato e che in parte continuiamo a pagare è il fatto che lo smart working sia stato un po' improvvisato, come dicevo, e quindi sono venute meno una serie di dinamiche di accompagnamento allo smart working, che sarebbe stato invece un po' la regola se questo tipo di scelta fosse stata maturata, no? Con una tempistica più lunga. Che cosa intendo dire? Che dire smart working, prima di tutto sappiamo che non significa lavorare da casa, perché lavorare da casa, diciamo, era il vecchio telelavoro, che seguiva altre regole e aveva anche, diciamo, un approccio completamente diverso. Quindi intanto c'è un tema di definizione, quindi che cosa significa smart working, no? Ne abbiamo sentite tantissime su questo tema, abbiamo anche letto vignette e barzellette, no? su questo intendere smart il lavoro, no? Che poi tradotto vuol dire in maniera intelligente, in maniera flessibile, possiamo dire. Quali sono questi elementi di accompagnamento che noi difatti consigliamo sempre alle imprese che supportiamo nello sviluppo dei cambiamenti organizzativi? Immaginiamoci che prima eravamo abituati, soprattutto a livello di management, a una situazione di controllo, no? Inteso in senso più o meno buono. Quindi i capi erano abituati a vedere letteralmente le persone in ufficio a lavorare. Sì. I colleghi erano abituati a vedere i colleghi con cui interloquivano. Con lo smart working chiaramente questo non avviene più. Quindi per sganciarci appunto dal pregiudizio per cui a casa si lavora di meno, no? Detta male, bisogna superare, fare un po' un salto culturale intanto, no? E quindi sganciarsi dalla logica del controllo e impostare invece il lavoro e l'organizzazione in una logica di lavoro per obiettivi. Perché se vogliamo continuare a lavorare in smart working ma mantenendo lo stesso livello di controllo di prima o la stessa modalità di collaborazione con i colleghi piuttosto che la stessa modalità di gestione di un team, per dire, finiremo sicuramente con un insuccesso dello smart working e quindi con la volontà poi anche di molti di voler tornare indietro, mentre invece
tornare indietro è difficile, non si può in alcuni casi perché appunto i paradigmi sono completamente cambiati e quindi quello che dobbiamo cambiare e che sicuramente è difficile ma anche urgente arrivato a questo punto è l'approccio, quindi parliamo di un mindset change, no? Quindi un cambiamento culturale, di un cambiamento di approccio al lavoro. E su questo devo dire che almeno dal nostro osservatorio si è fatto tanto, sono fatti tanti passi in avanti, però c'è ancora moltissimo da fare perché comunque la classe manageriale, i leader non sono tutti completamente allineati, no, a questa modalità di cui parlavo. E ci sono tanti temi collegati a questo, c'è il tema della delega, per esempio, sì. Il tema della responsabilità, c'è anche dall'altro lato il tema dell'etica del lavoro, no? Quindi di come io che lavoro da casa o che lavoro dal bar, no? E quindi in maniera smart, come approccio, quindi no, non posso lavorare come lavoravo prima, ma devo sicuramente cambiare modalità. E quindi anche la modalità di relazionarmi con i colleghi, con i capi e con i collaboratori è sicuramente una modalità diversa. Quindi l'etica poi del lavoro è anche una componente di benessere. Quindi vediamo che attorno poi allo smart working ci sono tutta una serie di aree sulle quali lavorare e dove agire un cambiamento importante. Quella del benessere, no? Nominato, perché naturalmente cambia anche il modo di mangiare, banalmente, piuttosto che il modo di stare seduti, certo. Perché magari a casa non abbiamo la sedia ergonomica che quindi ci dovrebbe fornire l'azienda o che dobbiamo comunque di cui dobbiamo dotarci in autonomia. Il frigorifero va riempito in maniera diversa rispetto probabilmente a come facevamo prima. Ecco, sono tutti aspetti che vanno considerati nella transizione di un'organizzazione, diciamo, verso lo smart working e quindi anche, come accennava lei prima, al superamento, no, di alcuni cosiddetti bias, quindi certo. Di alcuni pregiudizi che accompagnano appunto questo passaggio di lavoro completamente in ufficio a lavoro ibrido. Ecco, un'altra nota positiva insieme all'opportunità appunto dello smart working, in cui non c'è differenza praticamente insomma tra uomini e donne, riguarda la formazione. Anche qui il gender gap si riduce, formazione che è determinante in questo periodo. Ci riferiamo alla formazione innanzitutto tecnologica, appunto con tutte le strumentazioni che devono essere anche apprese per poter poi lavorare anche in altre modalità, e poi tutta la formazione che riguarda le nuove competenze con un mondo del lavoro che è in continua evoluzione. E anche qui diciamo appunto c'è una sostanziale parità tra uomini e donne, per fortuna e meno male. Mi chiedo insomma se in passato non fosse stato così. Diciamo che sull'area della formazione c'è stato un progresso incredibile, per cui noi oggi viviamo l'era della formazione più felice, diciamo, che io ricorda, almeno diciamo, negli ultimi 25 anni di mercato del lavoro, perché la formazione è diventata ormai un must have, nel senso che tutte le aziende, non tutte, devo dire che anche qui c'è un po' di strada da fare, anche se leggiamo gli ultimi dati Excelsior, no? Mm-hmm. Però in molte imprese, soprattutto le medie, le grandi imprese, quindi il lavoro da fare soprattutto diciamo sulle piccole, la formazione è diventata prima di tutto una leva di attrazione. Nello scouting delle persone, delle risorse che poi costituiscono il patrimonio aziendale, una leva di fidelizzazione dei talenti, no? come si suol dire, e una sorta di, come dire, io dico sempre, di assicurazione sul futuro, no? L'unica assicurazione sul futuro che una persona che lavora in azienda può avere, perché la formazione va intesa in chiave di sviluppo delle competenze, mm-hmm. va intesa in senso di opportunità di carriera, cioè quindi come canale di accesso chiaramente, no, allo sviluppo di carriera, e
La formazione va a braccetto con il business, cioè è il rovescio della medaglia del business. Le imprese hanno capito che senza la formazione, appunto, e quindi lo sviluppo delle competenze, perché formazione ormai è diventato un po' un termine anche un po' riduttivo, no? Quindi lo sviluppo delle competenze inteso anche come crescita individuale, come personal empowerment, come si suol dire, è diventata un asset fondamentale per lo sviluppo del business, la competitività dell'impresa e la prosperità anche dell'azienda. La formazione è l'unica leva per l'employability e per l'occupazione. Se pensiamo a quello che oggi sentiamo tantissimo e lo viviamo, no? Oltre che sentirlo, soprattutto noi che facciamo parte di una comunità che lavora proprio sul mercato del lavoro, quindi il mismatch tra le competenze richieste e le competenze offerte, diciamo, l'unica via d'uscita, considerando anche la complessa problematica demografica, è effettivamente la formazione. Oggi le imprese stanno comprendendo che formare le persone analizzando, quindi naturalmente con un approccio olistico anche abbastanza complesso e strutturato, formare le persone, le risorse che già sono all'interno dell'azienda, piuttosto che cercare risorse con le competenze richieste già consolidate all'esterno della propria azienda, è molto più funzionale e conveniente, quindi formare le proprie. Certo. Naturalmente con delle logiche ben precise, no? Quindi, però questo apre, diciamo, tutta una finestra sulle grandi tematiche dell'upskilling e del reskilling, di cui anche oggi sentiamo parlare tantissimo. E la formazione ha talmente conquistato terreno. Per fortuna, dico io, perché ha anche vissuto dei momenti storici in cui la reputazione sostanzialmente, no, del mercato, della formazione stessa, non era una reputazione particolarmente positiva. Oggi invece vive, come dicevo, una stagione felice, tanto che sentiamo sempre più parlare di learning organization. Quali sono, che cos'è, che cosa vuol dire learning organization? Vuol dire impostare la propria azienda e l'organizzazione in generale del lavoro proprio con un focus sulla formazione, sulle competenze richieste, sulle competenze chiave per lo sviluppo del business e impostare prima di tutto culturalmente l'azienda come un'azienda che è in continuo apprendimento. In continuo apprendimento poi dobbiamo intendere non soltanto con una modalità tradizionale, classica, no? Quindi di formazione formale, come si suol dire, ma anche attraverso tutte le modalità di formazione informale, no? Che esistono e che oggi, anche grazie attraverso lo smart working, è possibile realizzare. C'è tanto, come dicevo, di cambiamento culturale in questo, perché non basta mettere in piedi, ad esempio, una corporate academy per definirsi learning organization, no? Quindi parte soprattutto da una costruzione di una cultura aziendale che va appunto nella direzione dell'apprendimento continuo, dell'apprendimento universale, dell'apprendimento accessibile chiaramente a tutte le persone, e questo come è intuibile, si trascina degli altri driver, no? Come anche quello del diversity, equity, inclusion, già più volte nominato. Certo. Ecco, Irene, nella sua spiegazione lei ha toccato un tasto assolutamente importante, cioè quello del mismatch tra domanda e offerta, perché ci sono dei settori in particolare che in realtà possibilità, chance di lavoro, di occupazione ne offrirebbero, e mi riferisco soprattutto a logistica, produzione, ingegneria, IT, però sono settori in cui l'occupazione al femminile è più bassa
bassa rispetto a quella maschile. Le chiedo perché, se c'entra ad esempio il percorso di studio, ad esempio, ecco, sappiamo insomma che le materie STEM in realtà siano più appannaggio degli uomini rispetto alle donne, magari anche per una formazione, un limite anche diciamo culturale, o se magari in questi settori sia più difficile conciliare vita professionale e vita privata. Ecco, come mai, se ce lo spiega insomma attraverso appunto i dati della vostra ricerca? Sì, assolutamente. Ecco, allora, intanto dalla ricerca TAC & TMI il 38% dei rispondenti ritiene che le donne siano meno presenti in alcuni ruoli in cui si vedono più spesso affermarsi uomini a causa del percorso di studi. Quindi questa è una delle cause che viene identificata dalla nostra ricerca. Mentre per il 36% il motivo è legato al bilanciamento vita privata-lavoro. Il dato preoccupante e sul quale sicuramente dobbiamo lavorare è che solo nell'1% delle imprese le donne in ruoli considerati tipicamente maschili sono più del 75%. E quindi quello che diceva lei è un punto chiave. Io ritengo che ci siano tre motivazioni e quindi di conseguenza poi tre aree sulle quali andare a lavorare per migliorare questo ambito che diventa molto critico appunto proprio nell'ottica del mismatch di cui parlavamo prima. Allora, sicuramente il primo ambito è quello dell'istruzione, quindi bisogna partire diciamo un po' più da lontano e quindi, come accennava lei, il tema delle discipline scientifico-tecnologiche, quindi delle discipline STEM, è un tema centrale rispetto al quale le attività di orientamento possono fare tantissimo e bisogna effettivamente partire da lì. Perché se pensiamo magari anche alla nostra generazione, le donne laureate in ingegneria, tanto per fare un esempio, anche se non è esaustivo nella facoltà di ingegneria, però no, pochissime, sicuramente una minima parte, no, rispetto agli uomini. Oggi però devo dire che dei passi in questa direzione si stanno facendo, perché ci sono diverse iniziative di promozione che si stanno moltiplicando anche a carico di soggetti privati. Anche noi stessi come gruppo abbiamo un'iniziativa che si chiama Women for, che va proprio in questa direzione, cioè sensibilizzare e orientare le giovanissime donne a un percorso di studi appunto che vada in quella direzione, quindi verso le discipline STEM. C'è poi però, ci sono altre due aree, come dicevo prima, sulle quali lavorare. Uno è un tema culturale, quindi dal mio punto di vista le donne spesso poi si autocensurano tirandosi indietro rispetto a certe sfide, ecco, per un retaggio culturale nell'approccio al lavoro, alla carriera, che secondo me non permette loro di valutare correttamente le proprie capacità e quindi di sentirsi sullo stesso piano, no? In un'equa competizione in questo senso. Oppure perché magari vivono un contesto familiare o un contesto di coppia diciamo poco favorevole, nel senso che magari il contesto familiare non è supportivo rispetto alle opportunità che si presentano e quindi la donna più dell'uomo tende a tirarsi indietro, quindi a rinunciare, magari mettendo appunto su un piano prioritario la gestione familiare, no? Certo. E quindi in questo modo rinunciano a incanalarsi sul binario giusto, no? Per una carriera in quella direzione, oppure a sedersi insomma su tavoli importanti. Questo secondo me riguarda diciamo non solo la tematica dei lavori prettamente maschili, ma riguarda in genere anche la carriera, no? della donna e l'arrivo diciamo a dei ruoli di top management. Quindi ecco, istruzione, cultura e contesto familiare.
Certo, e poi naturalmente anche il supporto da parte dello Stato che ancora manca se facciamo il confronto con i paesi del nord, soprattutto i paesi scandinavi che hanno misure di assistenza e di aiuto per le donne che sono anche mamme molto più significativi rispetto a quelli che possono trovare in Italia dagli asili nido all'interno delle aziende, alla funzione insomma di babysitting all'interno degli appartamenti, insomma tutta una serie di iniziative proprio per facilitare la conciliazione difficile tra vita lavorativa e vita privata. Qui siamo ancora parecchio indietro, purtroppo. Sì, purtroppo sì, soprattutto se facciamo il paragone con determinati paesi. Se vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno, diciamo che si stanno facendo comunque dei passi avanti importanti in termini, ad esempio, di parità, diciamo, in genere, ma anche di parità salariale, no? Penso alla certificazione della parità di genere prevista dal PNRR. Che sostanzialmente è già operativa e che conduce le imprese a impostare in chiave di pari opportunità. Sappiamo, no, ci sono diversi KPIs previsti e quindi cultura e strategia, governance, opportunità di crescita e inclusione, processi HR, equità remunerativa, tutela della genitorialità e conciliazione vita-lavoro, no? Mi viene in mente anche qualche altra iniziativa, per esempio c'è un bando nazionale che si chiama Riparto, che prevede incentivi alle imprese per le madri che rientrano al lavoro. Ci sono, diciamo, delle conseguenti iniziative vetrina, se così possiamo chiamarle, come il Best Workplace for Women, ad esempio, no? All'interno del Best Place to Work Italia. E queste sono comunque delle iniziative che poi incentivano le imprese a prendere appunto delle iniziative anche specifiche e anche a proprio carico, tra virgolette, no? Anche qui c'è una ricerca interessante di una società specializzata del nostro gruppo, specializzata sulle retribuzioni, si chiama ODM Consulting, dalla quale emerge che, considerando soltanto la retribuzione fissa, il cosiddetto gender pay gap è meno elevato tra i quadri, ad esempio. Però era, diciamo, si era ridotto a livello generale tra il 2017 e il 2019, ma purtroppo con la pandemia è ripreso un po' a crescere. E quindi in questo, come dire, prende ancora più vigore l'importanza delle iniziative di strategia, no? Di formazione, come dicevamo prima, anche di piani di sviluppo che l'azienda può mettere in piedi e può mettere a disposizione delle persone che ne fanno parte, perché questo aiuta chiaramente le donne, nel caso specifico, a progredire, no, nella carriera e a incanalarsi su quei binari che poi portano appunto a sedersi, diciamo, a determinati tavoli oppure in determinati contesti appunto più prettamente maschili che diciamo altrimenti non continueremmo, diciamo, a non vedere. Ci sono anche delle esperienze molto interessanti che riguardano il performance management, no? A proposito di, diciamo, di parità, di pacchetti retributivi, di performance management in generale premianti rispetto di quale donne, chiaramente anche agli uomini, perché io credo che noi dovremmo considerare per superare, no, queste disparità, cioè dovremmo utilizzare il merito, no, come unico metro realmente inclusivo e agire di conseguenza a strategie e misure reali ed efficaci di diversity management, no, Sì. per creare un lavoro, diciamo, più equo e sostenibile per tutti. E quindi dicevo, sul performance management ci sono anche delle esperienze molto interessanti che appunto premiano il merito indipendentemente, no, da una focalizzazione sulle quote rosa, no, tanto per intenderci, cioè perché vinca il merito appunto favorendo l'equità,
no? Che vinca però chiaramente il merito, altrimenti poi in alcuni contesti si rischia anche no? Di fare l'opposto, Certo, quindi certo. di creare delle diseguaglianze rispetto agli uomini. E queste esperienze che cosa dicono? Che lo sviluppo delle competenze, quindi in generale per uomini e donne, ma qui le donne dovrebbero, come dire, cogliere l'opportunità, no? Quindi è un'opportunità per le donne per appunto cogliere le sfide che invece per i motivi che dicevamo prima generalmente non colgono. L'esperienza è quella di premiare lo sviluppo delle competenze chiave per lo sviluppo dell'impresa, che è una scelta piuttosto innovativa, che spesso le competenze e lo sviluppo delle competenze sono incluse in un performance management, ma premiare lo sviluppo delle competenze chiave, che quindi significa aver fatto un'analisi in precedenza di quali sono, no? Quindi aver individuato le competenze chiave per lo sviluppo di quella specifica impresa, significa lavorare contemporaneamente per lo sviluppo dell'impresa e anche per lo sviluppo della persona e quindi per la sua, appunto, employability all'interno o all'esterno dell'azienda e quindi premiando dico paradossalmente, ma poi in realtà è molto coerente, lo sviluppo delle competenze individuali che poi sono quelle che servono appunto allo sviluppo dell'impresa stessa. E quindi, come dicevo, è qui, in questi contesti che le donne possono effettivamente trovare terreno fertile per andare nelle direzioni che finora non hanno preso. Certo, ecco Irene, abbiamo fatto una ampia panoramica appunto del lavoro al femminile toccando diversi aspetti, dallo smart working alla difficoltà nel raggiungere i ruoli apicali e alla disparità salariale. Ecco, al termine di questa analisi volevo chiederle un voto, diciamo, sul tema diversity inclusion in Italia. Secondo lei a che punto siamo arrivati? Quanta strada ancora c'è da percorrere? Un voto da 0 a 10, sono diplomatica, 5, perché c'è tantissima strada da fare, però tante iniziative sono state prese e siamo in una direzione giusta. Soggetti come noi e come tutti quelli che lavorano nel mercato del lavoro hanno, dal mio punto di vista, una responsabilità anche, no, in questo senso, cioè di fare anche diffusione culturale perché temi come diversity, equity, inclusion possano affermarsi sempre di più e diventare effettivamente uno dei driver principali per appunto un lavoro più equo e sostenibile per tutti. Perché dico questo? Intanto, prima si parlava di diversity inclusion, oggi il perimetro si è ampliato e si parla di diversity equity inclusion. Quindi parliamo di un perimetro più ampio anche rispetto al tema delle donne, no? Tanto per intenderci. E nella nostra esperienza, infatti, ci sono tante iniziative che vengono prese anche rispetto ai soggetti considerati tipicamente come più deboli, no? Per il mercato del lavoro e quindi anche meno occupabili, no? Se vogliamo continuare a parlare appunto di employability. Quindi strada da fare ce n'è tanta, strada fatta ce n'è, ne possiamo registrare. Soprattutto in alcuni settori, almeno dal nostro osservatorio, per esempio il settore del fashion luxury è un settore, anche quello del retail, è un settore dove iniziative di questo genere sono un po' all'ordine del giorno, quindi per questo che diciamo, sono stata su un voto mediano e dobbiamo considerare che diversity, equity, inclusion sono oggi uno dei quattro driver organizzativi di impatto sempre più trasversale che sono al centro degli sforzi formativi da parte delle imprese, no? Con investimenti sempre più importanti sulle competenze collegate.
Ecco, l'augurio naturalmente, insomma, la prossima volta che ci rivedremo è che almeno un 6, una sufficienza in questo campo potremo registrarla. Lo sappiamo che la strada è ancora tanta, parecchia, da fare, però, insomma, qualche spiraglio, inizia a vedersi e speriamo, insomma, che venga, seguito dalle aziende e, dallo Stato perché, il lavoro al femminile, le donne devono essere sostenute da tutta la rete e da tutta, la comunità privata. E anche quella pubblica. Irene, io la ringrazio tantissimo per essere stata nostra ospite qui alle Fonti TV e naturalmente le do appuntamento, come ci siamo dette, per nuovi dati, nuovi aggiornamenti, speriamo positivi. Senz'altro, vi ringrazio e a presto, arrivederci allora. Grazie. Ringraziamo allora Irene Vecchione, amministratore delegato di TAC TMI Italy di G-Group Holding. Si chiude qui dunque questo nostro Instant Focus dedicato proprio al lavoro al femminile. Io naturalmente vi rimando ora a tutta la programmazione delle Fonti TV.